Contro il Fagnan, Chiese scende in campo con il solito 3-4-3. Alle spalle di Skandur agiscono Galli e Pera. Biggi parte dalla panchina. Di fronte la miglior difesa del campionato. Prima di questa partita solo 8 le reti subite. Dalle Marche sono arrivati un centinaio di tifosi. I rossoneri iniziano bene, già al sesto Ciadi spara dalla distanza e costringe il portiere ospite alla deviazione in corner. 3 minuti dopo Galli fa una magia e con il tacco smarca Michelotti. Sul traversone rasoterra è ancora bravo il 19enne numero 1 marchigiano. Al 17 destro improvviso di Carlotto che passa alto di non molto sopra la traversa. Quello rossonero è quasi un monologo. Al 20 cross di Galli e colpo di testa di Bova che costringe Lombardi al miracolo. Il gol è maturo e arriva dopo soli 120 secondi. Ripartenza della Lucchese dalla propria area, Pera e Carlotto scambiano sulla tre quarti difensiva e si catapultano in avanti. Il contropiede è di quelli davvero micidiali, i giocatori del Fano non possono recuperare per chiudere tutti gli spazi. Da destra arriva anche Skandurra che detta il passaggio, la rete del centravanti è la degna chiusura di un'azione perfetta. Gli uomini di Cornacchini si scuotono al 24 e si fanno vedere dalle parti di Nicastro che blocca in sicurezza, ma la Lucchese non si accontenta. Nel finale di primo tempo arriva il sinistro al giro di Galli che esce di poco e poi la rete del 2-0. A funzionare alla perfezione stavolta è il pressing degli attaccanti. Lo stesso Galli ruba palla alla retroguardia e serve Pera. Assist smarcante per Skandurra che non si fa pregare e scaraventa in rete. Per lui è il terzo gol in due gare. Nella ripresa il Fano getta nella mischia anche Marchetti e Trudo e dopo 10 minuti accorcia. Cross di Ambrosini e bella incornata di Bartolini sulla quale Nicastro può solo toccare ma non respingere. La partita potrebbe avere una svolta, invece la Lucchese segna ancora. Azione tambureggiante sulla destra e cross sul secondo palo. La forza di Skandurra serve per la sponda centrale con Michelotti che in qualche maniera, grazie soprattutto alla grande voglia di segnare, ha la meglio sugli avversari e sigla il gol assai pesante. La gara finisce di fatto con la terza rete. Resta lo spazio per una percussione centrale di Pera che calcia proprio su Lombardi e per un triangolo in area degli ospiti, ma Cornacchini e compagni non hanno la forza e la lucidità per segnare. Dopo due pareggi la squadra di Favarin torna quindi al successo, 3 punti che consentono di restare in testa alla classifica quando all'orizzonte c'è lo scontro con il Prato, la più diretta inseguitrice in questo campionato di seconda divisione.